Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Jazz Italian Style, la storia del jazz italiano, a cura di Marco Lucchi, con la consulenza di Marco Giorgi e Mirko Guerrini. Torniamo a parlare di jazz e lo facciamo anche questa volta con Marco Giorgi, giornalista, scrittore e curatore dell'enciclopedia Jazz della Curcio Editore. Oggi, Marco, parliamo di chitarristi e in particolare del principe dei chitarristi jazz italiani, Franco Cerri. Sì, Franco Cerri è stato il padre dei chitarristi italiani. La chitarra non è uno strumento molto usuale nel jazz e soprattutto nel jazz italiano, ma chi ha il talento per la musica si arrangia con quello che ha. A Franco Cerri fu regalata dal padre muratore quando aveva 18 anni una chitarra. Cerri disse al padre: cosa ci faccio? Dice: io la chitarra te l'ho comprata, rispose il padre, adesso arrangiati. E Cerri, che era dotato di talento, imparò a suonare la chitarra per conto suo, andando a orecchio, riascoltando i pezzi che passavano per radio e iniziando a suonare con delle orchestrine. E fu proprio in un'orchestrina che venne ascoltato da Gorny Kramer, che a quei tempi, parliamo della fine anni 40, era una personalità di spicco nel mondo della musica e della musica allora che si chiamava musica sincopata. Un giorno Gorny Kramer ascoltò l'orchestrina di Franco Cerri e chiese chi è che sapesse suonare dei pezzi americani. Cerri alzò la mano e, men che non si dica, si trovò coinvolto nell'orchestra di Gorny Kramer. Tant'è vero che noi l'abbiamo anche ascoltato e come chitarrista, ma abbiamo ascoltato anche la voce di Franco Cerri nella seconda puntata, quando abbiamo ascoltato La classe degli asini, canzone interpretata da Natalino Otto. Natalino Otto, a tradimento, fa una domanda alla classe degli asini e dice: cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei? E Franco Cerri, colto un po' alla sprovvista, ma con quella simpatia che l'ha contraddistinto da sempre, rispose: i Pirenei si trovano se si cercano, ma se non si cercano, no. Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei? I Pirenei si trovano, ma non si cercano, no. Questo dunque il simpatico siparietto con Franco Cerri protagonista. E Marco, già che ci siamo, parliamo un attimo di Gorny Kramer, questo nome esotico. Ma vogliamo spiegare chi era e perché aveva questo nome? In realtà era triestino. Era triestino e aveva scelto come nome d'arte questo Gorny Kramer. In realtà lui si chiamava Kramer Gorny, quindi aveva invertito nome e cognome. Era un fisarmonicista dotato dal punto di vista artistico, aveva le qualità di leader, aveva una simpatia innata ed è diventato uno dei capostipiti del jazz italiano, uno degli uomini che ha portato il jazz italiano dalla fase, diciamo, eroica alla fase matura. Thank you.
Torniamo a Franco Cerri, chitarrista d'eccezione in quel periodo. Suona anche, e quello all'epoca, come del resto oggi, era un marchio di qualità con grandi nomi che venivano dall'estero. Ad esempio Django Reinhardt, suo collega, ad esempio Chet Baker, che come sappiamo passò lunghi periodi in Italia, alcuni dei quali anche dietro le sbarre. Ad esempio Jerry Mulligan, Billie Holiday, Stefan Grappelli, tantissimi nomi. Sì, perché quando i musicisti americani venivano in Italia, la prima cosa che facevano era cercare di informarsi quali fossero i migliori musicisti su piazza. Franco Cerri era sempre un musicista che veniva reclutato per suonare con i grandi del jazz americano proprio per la sua grande sensibilità. Duke Ellington lo andò a sentire e gli fece i complimenti. Django Reinhardt volle suonare con lui, ricordiamo Django Reinhardt, il grande chitarrista belga gitano che aveva due dita paralizzate della mano sinistra e nonostante suonasse la chitarra sugli accordi con due dita riusciva a fare delle cose incredibili. Ma ricordiamo anche Jerry Mulligan, che era un grande fan di Franco Cerri e che Franco Cerri ricorda spesso che quando era in tournée in Europa Mulligan lo chiamava, magari era in Olanda o in Germania a fare dei concerti, gli disse: guarda, domani è un giorno libero, vengo in Italia, organizzami una jam session e suoniamo insieme. Dobbiamo aprire un'altra parentesi, Marco. Molti ascoltatori che vivevano in Italia negli anni 70 e 80 ricorderanno una nota pubblicità di un noto detersivo e il protagonista di questa pubblicità era proprio Franco Cerri, preso ovviamente non per le sue doti di chitarrista ma per la sua innata simpatia. Certo, tutti in Italia ricorrono tra gli anni 60 e gli anni 70 questa pubblicità che vedeva Franco Cerri immerso fino al collo dentro una vasca trasparente che si lavava la camicia con questo detersivo. Chiaramente allora pochissimi sapevano che questo uomo che entrava praticamente tutte le sere nelle case degli italiani attraverso la televisione era un grandissimo jazzista. Però in questa maniera Franco Cerri divenne famoso, divenne una personalità familiare per tutti gli italiani e questo successivamente ha influito positivamente anche sulla sua carriera musicale. Sporco impossibile, unto di cucina, sporco sulla federa, unto di pelle qui sulla camicia. Ma l'unto è impossibile. No, non esiste sporco impossibile, per Dio, presto bucato a mano. Torniamo a parlare della carriera musicale di Franco Cerri dopo questo simpatico episodio. Tanti dischi registrati, tante collaborazioni alle quali abbiamo fatto già riferimento, tanti assoli, tanti accompagnamenti. Sì, di dischi Franco Cerri ne ha incisi moltissimi, e come solista e come leader di formazione, ma anche con cantanti pop, accompagnando stelle della canzone italiana come Nina e anche scrivendo delle canzoni per i massimi esponenti del pop italiano. Questo era un eclettismo che lui aveva, perché era una persona che amava la musica, anzi è tuttora una persona che ama la musica, che ancora oggi a 88 anni si lamenta dell'artrite che ha alla mano e che lo infastidisce mentre suona. Lui prima di suonare si prende un analgesico e per due ore torna a essere un uomo felice con la sua musica suonando il jazz.
Concludere, Marco, parliamo un attimo dello stile di Franco Cerri, questo grande chitarrista che sta per compiere 89 anni e che, come tu prima hai detto, prende analgesici per poter suonare nonostante l'artrite. Che stile ha Franco Cerri? Franco Cerri ha uno stile personale, abbiamo già detto che è un autodidatta, ha imparato a suonare da solo, quindi non ha avuto, diciamo, possibilità di studiare, quindi di esercitarsi diventando uno stravirtuoso, un tecnico della chitarra, e possiamo dire che però è un poeta, è un uomo che suona la chitarra con il cuore, che l'ha suonata ad orecchio imparando appunto le canzoni che ascoltava. Così come il suo amico Chet Baker, che, non lo dimentichiamo, non sapeva leggere la musica e che suonava tutta a orecchio. Non per questo, il fatto di non avere studiato ha impedito a questi uomini di essere dei grandi artisti e di lasciare un'impronta importante nella storia del jazz.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.